corsa, ma sono in macchina senza fermo cose. E niente, stiamo andando a Book Pride, c'è qua Marco che guida. Oggi è domenica 12 marzo, e niente, è l'ultimo giorno di Book Pride, ovvero la fiera che dal 2015 permette ai piccoli e medi editori dell'editoria indipendente di fatto di farsi conoscere a un pubblico sempre più vasto. Come si sa, l'editoria indipendente comunque rappresenta il 30-40% dell'editoria complessiva. Non sono solo piccoli, ma anche medi e grandi editori. Faccio alcuni nomi tipo Sellerio, Fazzi, Edizioni O, Il Castoro, Cartusia, Baba Libri, insomma, chi più ne ha più ne metta, e anche nuove realtà un pochino più magari di nicchia, meno conosciute. Se non ho letto male, ci dovrebbe essere anche ad esempio la Saga Edizioni, che nell'ultimo anno insomma si è fatta conoscere parecchio. Quindi niente, vi porto con me in questa piccola gita Book Pride. In realtà io non devo comprare niente, quindi spero di non comprare niente, giusto Marco? Io comprerò qualcosa. Lui comprerà qualcosa, dopo vediamo se davvero sarà così e cosa comprerà, ma a dopo. E l'altra invece di un'autrice italiana, ma ve li faccio vedere tra poco. Comunque molto carina, mi sono segnata altri titoli, ho fotografato altri titoli che andranno in wishlist, o comunque me li sono segnati per fare un approfondimento se voglio o meno poi leggere in futuro. Due libri comunque oggi non erano preventivati, sono stati presi, quindi vabbè, fino al salone non si acquista più nulla. Ho detto che fino al salone non si prende nulla, e niente, dopo ve li faccio vedere. Ciao ciao! Quando uno è in shock si trova a rifare mezza morta un video, quindi vabbè. Riprendiamo. Se mi sentite un po' così è perché ho l'auricolare, sono anche un po' stanchina, ma andiamo avanti. Vi voglio far vedere i due libri che ho acquistato io a Book Pride e magari parlarvene anche di qualcun altro che mi interessava, che non ho acquistato, e però magari può incuriosirvi di generi un po' diversi. Ho comprato da Saga Edizioni questi due libricini, chiamiamoli libricini, ma vi faccio vedere anche prima cosa mi hanno dato. Mi hanno omaggiato del segnalibro Eat, Read and Love col QR code, e ovviamente la scritta Saga, la penna Saga Edizioni e due cartoline che riguardano i due libri che adesso vi faccio vedere. Questo è della Odette e questo della Cirillo. Adesso vediamo subito. Il primo è questo, appunto, della Odette, La maledizione del re lupo, autrice che sarà presente al Rare di Firenze, quindi ho voluto prenderlo principalmente per quello, un po' perché comunque mi incuriosiva. Il colore di questa costina rappresenta il fatto che questo è un retelling, intanto vi metto la trama. Tra l'altro della Odette uscirà il secondo volume, non mi ricordo se a maggio per il salone o comunque prima del Rare ci sarà sicuramente il secondo volume in vendita, quindi se vi incuriosisce, comunque la storia è autoconclusiva. La cosa che mi piace tra l'altro della saga è, guardate anche qua, i bellissimi dettagli particolari dell'edizione, ve la faccio vedere meglio, molto molto carina.
c'è anche una fan art, insomma, super deliziosa. E l'altro romanzo invece è di un'autrice italiana, Cala Cirillo, ed è La piccola ombra e il padrone. Questa costina invece significa che è un urban fantasy. Belli altini tutti e due. Vi lascio sempre qua dietro un attimo la trama. La saga è una casa editrice, intanto vi faccio vedere un po' l'edizione. La saga è una casa editrice milanese nata da poco, che io seguo su Instagram e che mi ha incuriosito parecchio, un po' perché lei pubblica tanto horror, beh tanto, pubblica dell'horror, pubblica del fantasy, dell'urban fantasy, insomma comunque al di là dell'horror, generi che io seguo, amo e mi piacciono. Ha fatto tantissimi annunci su autrici che verranno pubblicate prossimamente, tra cui la Julia Hall, la Julia Hall, che verrà pubblicata per maggio con la serie dedicata a, con protagonisti, scusate, gli angeli. Quindi iniziano a vedere un po' la luce anche alcuni annunci che hanno fatto. Vi lascio magari il link qua sotto per seguirli su Instagram e scoprirli un pochino di più. Tra l'altro, se non distruggo tutto, vi faccio vedere che loro hanno anche, vabbè, questi sono altri libri della collana, anche ovviamente Twitter, Facebook, YouTube e anche il profilo su LinkedIn, se vi può interessare magari di seguirli anche lì. Adesso vi faccio vedere un pochino di curiosità, o meglio vi parlo di alcune curiosità che mi hanno intrigata a Book Pride. Primo tra tutti è questo libro, non è un romanzo, è la storia di Lydia Poet, la prima avvocata italiana di fatto. Questo non è un romanzo, è la sua storia e delle sue battaglie, della sua forza nel farsi apprezzare, ma soprattutto riconoscere per il ruolo che andava a ricoprire e il lavoro che andava a svolgere. È pubblicato dalle Lucerne Edizioni, una casa editrice come vedete nata recentemente nel 2020, autrice comunque giovanissima perché è del 93. Io sono molto molto curiosa, prima un po' per la figura, è stata fatta la serie televisiva che io non ho visto, però sono stata su Netflix, però comunque è un personaggio, è una donna molto forte che ha fatto la storia e forse solo adesso se ne sta parlando così ampiamente, quindi sono molto incuriosita. E comunque la Lucerne Edizione aveva delle edizioni, dei libri, ce la faccio Francesca, scusate, dei libri molto molto particolari, uno anche sui fantasmi giapponesi che ha preso un amico che era con noi, quindi sono molto incuriosita. Passiamo alle 21 lettere. 21 lettere è un'altra casa editrice, con la ragazza allo stand abbiamo fatto un bel po' di chiacchiere, perché in realtà avevano dei romanzi che mi incuriosivano, uno fra tutti è questo, anzi è primo, il secondo e il terzo uscirà a breve, mi ha detto, di questo quartiere francese, quindi è la storia di questo quartiere nel tempo, ovviamente romanzato perché vengono raccontato la crescita di questo quartiere all'inizio del 500, considerato ancora campagna, e poi invece era sempre più inglobato nella realtà parigina, quindi dal 500 alla realtà storica che di fatto accompagna la Francia del 600, del 700, poi il secondo volume si concentra su tutta la rivoluzione francese fino all'arrivo di Bonaparte, poi il 300, l'800 e poi che andrà nel terzo romanzo. Quindi questo mi ha incuriosito moltissimo, come mi ha incuriosito sempre della 21 lettere questo romanzo fantascienza, pura fantascienza, che loro avevano dei post-it, se avete visto nel video di prima, a parte copertine super cute, e praticamente ricorda molto la, non so, una specie di Eurofestival, un Eurovision nello spazio, insomma un romanzo un po' folle, un po' sui generis, ma questo mi ha intrigato moltissimo, come mi ha intrigato un giallo di Emmons, che è questo qua in copertina. Di fatto questa è un'insegnante in pensione che decide di far fuori i criminali, perché la giustizia non è abbastanza giusta secondo lei verso i criminali, quindi lei decide di farli fuori. È una dark comedy, quindi c'è comunque un senso di ironia, un'ironia forse un po' amara, mischiata un po' con tutto, ma è molto molto intrigante. Vi lascio qua sotto il link magari del romanzo, così potete leggervi la trama magari su Amazon. E ultimo ma non per importanza vi cito questo, che invece è
un racconto, più racconti anzi, di questa giornalista che ha fatto per anni l'host di Airbnb e quindi racconta le disavventure che di fatto come host le sono capitate. Quindi l'ho trovato molto intrigante, pubblicato dall'Accento Edizioni, casa editrice che, per chi non lo sa, è stata fondata da Cattelan e Matteo Bibianchi, scrittore, giornalista, insomma editore. Recentemente avevano dei romanzi intriganti, a me ispirava tantissimo questo, una mia amica invece ne ha comprato un altro che era Matrioska, anche questo sembrava carinissimo, però questo qua non lo so, mi sembrava più divertente, però ovviamente sempre molto ironico, e quindi niente, io vi consiglio l'anno prossimo di andare a Book Pride se volete conoscere qualche piccola e nuova realtà, perché secondo me quello è la parte più bella, più divertente di una fiera di comunque piccolina, di piccola e media editoria. E niente, è stata una bella giornata, stancante ma bella, prolifica, insomma ho visto delle cose interessanti, adesso vi ho citato queste, ma poi come avete visto dalle immagini ce n'erano altre, è uscito un nuovo di Robecchi che era lì a presentarlo allo stand della Sellerio, insomma c'erano cose intriganti, quindi non lo so, mi sono stata soddisfatta, adesso se non metto la mano davanti al coso, e niente, adesso vi mollo veramente, vado a riposare, e noi se tutto va bene ci vediamo settimana prossima, speriamo, intanto